perché spingevo una carrozzina di Shuri, un mio collega ti indiano. Ti piaceva spingere? Tanto. Come mai? Perché mi piaceva aiutarlo. La tua destinazione è Cooperativa Sociale Monteverde Onlus. Bene, ciao cara, ci conosciamo, vi ho visti, ciao Michele. Pronti? Ci siamo, io sono già. Sei già? Sono già partito. Sei già partito? Bene, sì. Bene. Allora, gira. Vai. Chi inizia? Mi chiamo Leonardo. E sono andato di là, sono andato a fare lavoro, non posso. Sei molto occupato. Monteverde è una cooperativa sociale e ha voluto affiancare quello che è l'aspetto educativo, riabilitativo delle persone con disabilità all'aspetto lavorativo. Crediamo che lo strumento del lavoro possa diventare lo strumento principale dell'abilitazione delle persone con disabilità. Come va? Bene. Cosa stai facendo qua? Prende la colomba, ma si mette... Si chiude. Cosa ti piace di questo posto? Mi piace tagliare la carta, fare le scatole, i sacchetti. Monteverde appunto ha due centri diurni che accolgono persone con disabilità che vanno dai 18 ai 65 anni. I nostri operatori, il nostro personale ogni giorno va a casa delle persone a recuperare le persone con disabilità, le porta in struttura, facciamo le nostre cose, le nostre attività e il pomeriggio le riportiamo a casa. Cosa stai facendo? Pesando delle viti. Quanto devono pesare? 100 pezzi. All'interno dei centri diurni di Monteverde ci sono 5 luoghi, 5 stanze, 5 laboratori dove sono inserite le persone con disabilità all'interno di un ciclo produttivo. Le persone, i ragazzi, fanno cose, ma fanno cose non finalizzate a se stesse, cioè non il classico lavoretto che appunto rimane sulla scrivania a prendere polvere per 7 anni e dopo forse viene buttato via, ma sono inseriti in un ciclo produttivo dove le cose che vengono prodotte vanno all'esterno attraverso il negozio. Quindi abbiamo un negozio a Tregnago di bomboniere, articoli da regalo, dove tutti gli oggetti che vengono prodotti all'interno dei centri giorni vengono venduti. Dipinte, così. Poi abbiamo i biglietti con la carta riciclata, fatta da noi. Che fate sempre voi? Sì, la carta, facciamo la carta, facciamo uscire le decorazioni. Le decorazioni vengono, abbiamo delle fustelle in cui i ragazzi ritagliano la carta, che è sempre comunque la nostra carta colorata dai ragazzi. Ci sono dei ragazzi che quando sono arrivata qua erano ancora qua e siamo ancora qua insieme. Ci sono dei ragazzi che purtroppo non ci sono più, ci hanno lasciato, e comunque il ricordo c'è sempre perché ti hanno lasciato qualcosa, cioè nel senso che anche se non ci sono più e tutto, però dentro hanno lasciato un segno. È bello. Cioè, l'unica cosa che mi dispiacerà quando andrà in pensione è proprio l'ambiente. Lavorare, no? Rita, non dire pensione. Tagliando la carta. Tagliando la carta che poi verrà già. Cosa ti piace di più? Fare i sacchetti o fare la carta? Lo stesso io. Piace tutto. Ti piace tutto? A te mi. Oggi sei... Hai lo stesso colore della tua maglia. Sì. Allora, la tombola si fa su. E questo appunto è il fiocchetto che dopo viene messo nelle bomboniere, negli articoli da regalo, applicati insieme. Molti ragazzi che vengono in centro diurno non dicono che vengono in centro diurno, dicono che vengono al lavoro, e già questo vuol dire che un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Da giocare. Ti piace il calcio? Sì. Davvero? Che squadra tifi? Milan, rossonera Milan. Sei rossonera? Sì.